Siamo con Simon Pietro Palazzo, consigliere comunale, uno dei tanti aretini che ha passato, pensiamo che insomma prima di Natale erano più di 5.000, in quarantena questo giorno santo da solo. Nella sua tavola c'era un unico, diciamo, posto, era l'unico commensale a questa bellissima tavola di Natale. Intanto partiamo da qui, com'è stato insomma passare questa giornata da solo? Questa quarantena, questo isolamento è nato con l'arrivo, con l'invio, meglio dire, di un SMS alle 18 di sera, quando praticamente ci stavamo preparando per andare a cena dai suoceri per festeggiare la vigilia, come tutti spacchettiamo le festività con i parenti, e io ho dovuto dire alt, stop, non posso venire, con lo stupore di doverlo spiegare a una figlia di 13 anni. La quarantena è scattata in seguito all'ultimo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso 20 dicembre ed ha coinvolto anche il primo cittadino Alessandro Ghinelli. Con lui hanno passato un Natale anomalo, in questo caso addirittura anche da positivi, altri cosiddetti VIP come il cardinale Bassetti, di nuovo contagiato dal Covid, e Jovanotti. Ma il comune mezzo gaudio, dice un vecchio adagio, manco per niente. La rabbia è tanta per un sistema che non ha retto a questa quarta ondata. Un sistema sanitario che, ahimè, non è una cosa piacevole, sta andando un po' in collasso, in cortocircuito, forse meglio dire. Il 20 di dicembre, lunedì, abbiamo avuto il consueto ed ultimo consiglio comunale dell'anno. Il 24, quindi ben 4 giorni dopo, il venerdì alle 11:30, volontariamente ho fatto un tampone prima di andare appunto dai parenti che ti raccontavo prima, e alle 11:30 esco dalla farmacia dove ho fatto il tampone con un green pass, tra virgolette, rinnovato, dove c'è scritto che ero negativo. La sera capisci che io sono stato tenuto a casa per questi giorni per un evento che sarebbe avvenuto il 20, quando la persona che è rimasta contagiata è stata diagnosticata tale, a quanto abbiamo capito, il 22, e quindi nel mentre io sono stato fino a stamattina in attesa di un tampone molecolare, sì, ma è anche vero che viaggiavo con un green pass che mi diceva che ero negativo. Perché poi io, sai, ho firmato un verbale, lunedì c'era un consiglio comunale, ma la persona che magari ha preso un caffè con questo positivo l'hai tracciata? No. La persona che magari è andata in autobus, non lo so, faccio un esempio, l'hai tracciata? No. Quindi ecco, questo è il ragionamento. Quanti ne tracci? Una minima parte. Allora i tracciati, che sono persone, tra virgolette, più responsabili, perché tanti potevano far finta di niente, dire non ho letto il messaggio, non mi è arrivata la PEC, quello è, più responsabili, tu devi dare la possibilità a queste persone di avere un tracciamento, non ti dico real time, ma sicuramente immediato. Tante persone mi dicono, ma ci sono famiglie intere in auto quarantena da martedì, mercoledì scorso, quindi hanno fatto sicuramente peggiori vacanze anche delle mie, che non hanno neanche avuto il tampone, o quindi l'esito del tampone. Cioè, allora questo, concedetemi, andava un attimino gestito meglio, perché non siamo alla prima ondata del Covid che non sappiamo cos'è, ma siamo alla quarta. Ho testato oggi la rapidità e la velocità del tampone drive-thru nella zona di indicatori. Sono persone che lavorano tanto, ci sono pensionamenti, ci sono poche assunzioni rispetto magari alle sostituzioni, quindi ci deve essere una giusta turnazione del personale. Meno amministrazione e più prima linea in questa fase, e quindi potrebbe essere, secondo me, l'attivazione di un servizio per tamponi molecolari, che sono quelli che ci dicono solo quelli se c'è in giro o no l'Omicron, è a indicatore o in un altro posto che riterremo idoneo, ma deve essere un servizio fatto H24. Perché dico H24? Perché se io in 8 ore gestisco un giorno e oggi o da domani o da dopodomani attivo il servizio 24 ore, io recupero quasi una settimana in 2 giorni, e le persone, stando meno a casa, hanno meno problematicità nel tenere aperto un ufficio, un'attività e in fondo al mese, e soprattutto abbiamo un tracciamento che è 3 volte tanto.